Ciao a tutti e benvenuti a una nuova recensione della Matullis Production. Come sempre, sapete che io vi mando la sigla del Crazy Otaku, quindi The Crazy Otaku. Bentornati. Allora, dopo aver visto il Crazy Otaku, sapete che io metto sempre la sigla dell'anime che andrò a recensire, che avete scoperto il titolo qual è. Però stavolta mi mando un piccolo trailer, quindi ecco a voi il trailer e ci vediamo dopo. Che cosa c'entra Magic Brilliant Park? Assolutamente niente. Avevi detto che avresti fatto Kill la Kill. Perché dico questo? Perché hai fatto un sondaggio. Ha vinto Kill la Kill contro Gurren Lagann. 43 contro 57. Quindi fai Kill la Kill. La prossima volta, se vuoi fare un anime a caso, non fare un sondaggio. Quindi parti con Kill la Kill. Forza! Hai ragione, colpa mia, io so che ho creato il sondaggio su Facebook di Kill la Kill, su Gurren Lagann, e ha vinto Kill la Kill, quindi adesso vi lascio la sigla di Kill la Kill. Bene ragazzi, adesso un po' di curiosità. Bene, adesso parte la trama. Kill la Kill è ambientato all'istituto Noji. Un liceo immaginario situato dalle parti della baia di Tokyo, in Giappone. La scuola viene dominata dal suo temibile stu consiglio studentesco, diretto a sua volta da Satsuki Kyurin, e i suoi studenti indossano particolari uniformi chiamate ultra-uniformi, che li dotano di un'abilità sovraumana grazie alle cosiddette biofibre da guerra, cioè il materiale di cui sono fatte. Ryoko Matoi, una studentessa in possesso di una spada a forma di forbice capace di tagliare le ultra-uniformi, si trasferisce nell'istituto in ricerca dell'assassino di suo padre e, dopo aver affrontato il consiglio studentesco, riesce a malapena a darsi alla fuga. Non sapendo cosa fare, Ryuko a questo punto si imbatte in un uniforme alla marinara,
che nomina Senketsu e che gli si mette addosso facendola diventare talmente forte da poter affrontare sia Satsuki stessa che le sue prove e ostacoli. Nel frattempo, la ragazza fa amicizia con una compagna di studi nome Mako Mankanshoku e va a vivere con la sua famiglia nei bassi fondi dell'istituto. Quando Satsuki riorganizza l'assegnazione delle ultra uniformi durante un evento noto come le elezioni naturali, Ryuko combatte contro i quattro Deva che, indossando le potenti ultra uniformi a 3 stelle, in una serie di duelli. Tuttavia, l'ultimo scontro viene interrotto da Nui Arime, la possessrice dell'altra mezza lama forbice di cui è stato ucciso il padre di Ryuko. E così quest'ultima, sopraffatta dai suoi sentimenti di rabbia e odio nei confronti dell'avversario, si trasforma momentaneamente in un mostro incontrollabile per poi essere salvata da Mako. Grazie alla gita d'invasione ad Osaka, Kyoto e Kobe, Satsuki conquista le scuole più importanti delle altre regioni del Giappone e nel contempo respinge pure i Nudist Beach, un'organizzazione paramilitare guidata dal coordinatore di classe di Ryuko, ovvero Aikoro Mikizugi. Per celebrare la vittoria, la ragazza organizza un festival in onore della sua madre Ragio, la direttrice dell'istituto e l'amministratrice delegata della Revox Corporation, un'impresa di abbigliamento che ormai domina il mercato a livello mondiale. Aikuro rivela a tal proposito che le biofibre da guerra si trovano in tutti i vestiti della Revox e che esse sono in realtà forme di vita aliene che si nutrono di chi le indossa. Quando essi divorano infatti il pubblico del festival, Satsuki coglie però l'occasione per tradire a sorpresa la madre e la ribellione ha vita breve, in quanto si scopre che Ragio stessa si è ormai già fusa completamente con le biofibre da guerra, per ottenere un potere immenso. Nel bel mezzo della battaglia, Ragio riconosce inoltre Ryuko come sua figlia e sorella minore di Satsuki, la quale è sopravvissuta da neonata in un esperimento fatto da lei con le biofibre da guerra, per poi essere stata cresciuta in seguito dal suo marito scomparso, Soichiro Kyurin, ovvero Isshin Matoi, il papà di Ryuko. Un mese più tardi, Ragio e le biofibre da guerra hanno devastato il Giappone ed hanno catturato Satsuki. Ecco perché i quattro Deva, ormai rimasti senza ultra uniformi, sono costretti a nascondersi ed allearsi con Ryuko e i Nudist Beach. Durante la missione di salvataggio di Satsuki, Ragio riesce però a catturare e a fare lavaggio il cervello a Ryuko, la quale è costretta così a combattere contro la sorella. Dopo che Ryuko riacquista la ragione, lei e Satsuki decidono allora di affrontare Ragio una volta per tutte, per impedirle di farle esplodere la Terra in modo da disperdere le biofibre da guerra nell'universo. In quest'ultima battaglia, l'ultimo sangue, Ryuko insegna a Ragio persino nello spazio, luogo in cui alla fine la sconfigge definitivamente, scusatemi, e da cui fa ritorno grazie al sacrificio di Senketsu. Bene, finita la trama. Di solito c'è la presentazione dei personaggi, però devo farvi una piccola precisione. Ho voluto fare solo due personaggi, ovvero quelli che vedrete tra poco, che sono i protagonisti della serie. Gli altri li ho lasciati un po' in disparte perché giustamente sì, fanno un ruolo, ma principalmente la storia è contata su loro due. Quindi ecco a voi i due personaggi che ho fatto, ovvero Ryuko Matoi. Ryuko è una studentessa vagabonda di 17 anni che si trasferisce all'istituto Onnoji in cerca di indizi sulla morte del padre. Ryuko possiede metà della lama forbice, ovvero Katatachi Basami, ossia il grosso paio di forbici creato dal padre, mentre l'altra metà è stata rubata dall'assassina. L'arma è in grado di distruggere le divise potenziate dalle biofibre da guerra, cosa che le pone in contrasto con il consiglio studentesco. Possiede anche una propria uniforme speciale, la veste divina Senketsu, che significa sangue caldo, e che le garantisce abilità particolari. Vive con la famiglia Makenshoku. E durante la battaglia del grande festival sportivo culturale dell'Istituto Noji viene rivelato che Ryuko è la presunta figlia deceduta di Ragio, nonché la sorella minore di Satsuki. E Satsuki Kyurin. Satsuki Kyurin è la presidentessa 18enne del consiglio studentesco dell'istituto Onnoji, che governa con il pugno di ferro. Dato che la madre controlla il consiglio di amministrazione della scuola, Satsuki domina l'istituto al posto del preside e degli insegnanti impotenti. Per
Consegna le ultra uniformi agli studenti in base alle loro abilità. Possiede una katana in nome Bakuzan e la veste divina Junketsu, ovvero purezza. Pur essendo in un primo momento avversaria di Ryuko, durante il Grand Festival Sportivo Culturale dell'Istituto Noji, rivela che ha reso il liceo una fortezza per sconfiggere le biofibre da guerra e sua madre. Nel corso della battaglia che segue, viene rilevato che Ryuko è la sua presunta sorella minore deceduta. Bene, la recensione sta finendo e intanto voglio ringraziare chiunque mi segue su YouTube. Scusatemi, dicevo, chiunque mi segue su YouTube lo ringrazio tantissimo e voglio far vedere anche un'altra roba, voglio dirvi, proprio come chicca chicca. L'anno scorso la Dynamic ha portato in Italia Kill la Kill ridoppiato in italiano. Potete andarla a comprare, io ho preso il DVD perché per problemi, diciamo, economici, chiamiamoli così, non sono riuscito a comprare il Blu-ray. Comunque, c'è il DVD. Ok. Sì, scusate, so che ci metto tantissimo. Abbiamo il DVD della Dynamic Italia. Eccolo qui, con un booklet anche, e anche una cartolina. Poi, nel 2015, quando uscì l'anime in Giappone, fecero anche un'adattazione a manga di Kill la Kill. Sono solo tre volumi che sono per l'appunto pubblicati dalla Planet Manga. Li troverete ancora. Sono questi qua. E siccome io sono un gran patito di Kill la Kill, ovviamente, oltre ai manga e oltre all'anime, ho anche un'altra cosa, ovvero il portafoglio di Kill la Kill. Lo trovai in una fiera a Padova l'anno scorso e mi ci sono innamorato e l'ho voluto comprare proprio con la mia preferita Ryuko. Bene, che c'è da dire? È una bella serie, seguitela a tutti quanti. Spero che che vi sia piaciuto questo video. E passo con tutti i ringraziamenti come sempre, ovvero, molto prima ringrazio tutti quelli che mi seguono su YouTube. Ringrazio Charles Lera Entertainment, che per me è un grandissimo amico e anche bravissimo a fare le recensioni. Saluto il preside Riccardo Bossini, Ricky82 e anche tutti gli altri. Quindi, detto questo, vi saluto. E alla prossima recensione. E ora ending Kill la Kill!